Ciao a tutti gente, stasera vi faccio i fagioli alla Trinità, che molti erroneamente chiamano fagioli alla Bud Spencer, ma in realtà la scena famosa dei fagioli che c'è nei film di Trinità è con Terence Hill, che si mangia una pentolata intera, non Bud Spencer. Quindi, siccome Terence Hill nei film è Trinità, i fagioli si chiamano fagioli alla Trinità. Non perdetevi la bonus track in fondo a questo video, perché mi scofano un'intera padella di fagioli appena cucinati, mangiandoli col cucchiaio proprio come Trinità. Vediamo come si fanno. Titoli di testa. Per i fagioli alla Trinità ci vogliono mezza cipolla bianca, un bel po' di foglie di salvia, concentrato di pomodoro, un bicchierone di acqua calda e una scatola di fagioli cannellini. Io i fagioli alla Trinità li faccio con i cannellini, però potete farli con qualsiasi tipo di fagioli. Se volete dare alla ricetta una sfumatura un pochino più texana, potete aggiungere anche dei fagioli rossi. L'importante è che siano fagioli in scatola prebolliti, cioè che non li dovete mettere a bagno o far ammorbidire. Prendete già i fagioli in scatola e ricordatevi che sono già salati, quindi non c'è da aggiungere il sale, ok? Io farò un mix di tutte e due, cannellini più fagioli rossi, ma solo per l'occhio. Per i fagioli alla Trinità ci vuole una vecchia padella, tutta sgarruppata, questa è proprio l'ideale. Prendete la mezza cipolla e la affettate grossolanamente. Tagliatela prima da una parte e poi dall'altra, riducendola a fettine. Dateci una tritata col coltello molto approssimativa. Versate un po' d'olio sul fondo di una padella, tanto così più o meno. Buttateci dentro le cipolle e le foglie di salvia. Mettete su un fuoco medio e accendete al massimo. Girate le cipolle e la salvia dentro la padella per spargerle bene sul fondo e aspettate che cipolle e salvia comincino a sfrigolare. Nel frattempo aprite la scatola di fagioli, nel mio caso per 3 persone ne uso 400 grammi, e buttate via la salamoia. E fate la stessa cosa con i fagioli rossi, se ce li volete mettere. Stasera ce li metto, ma di solito non ce li metto. Quando la cipolla comincia a sfrigolare insieme alla salvia e sentite venire su il profumo dalla padella, è giunto il momento di aggiungere i fagioli per tutti gli straripamenti del pecos. Quando la cipolla è imbiondita, viene sul profumo e sfrigola, buttate dentro i fagioli. Prima i cannellini, poi se volete quelli rossi. Spargeteli bene sul fondo della padella, sempre a fuoco alto, e fateli dare una scottata per qualche minuto, diciamo 4-5 minuti. Si devono insaporire nella cipolla e nella salvia. Ricordatevi di non girare troppo i fagioli, perché si disfano. Dopo 4-5 minuti che i fagioli si sono insaporiti nella cipolla e nella salvia, aggiungete un'abbondante macinata di pepe. Date un'altra mescolata, non troppo forte. Riempite un bel bicchiere di acqua calda bollente e ci mettete dentro il concentrato di pomodoro. Ce ne va un po', fatelo abbastanza spesso. Date una mescolata e lo versate dentro i fagioli. Dopo che avete aggiunto il concentrato di pomodoro con l'acqua calda, mettete anche un pizzico di sale, perché è vero che i fagioli sono già salati, però avendo aggiunto dell'acqua, un po' di sale se ne va, quindi solo un pizzico di sale. Rialzate la fiamma per far riprendere il bollore. Quando i fagioli nella padella cominciano a bollire, vengono su tutte le bollicine, abbassate il fuoco al minimo e lasciate asciugare lentamente i fagioli fino a che il sughino non acquista una consistenza abbastanza cremosa. Ricordatevi di avere a portata di mano una bella pagnottona, perché i fagioli alla Trinità vanno mangiati con il pane, con tanto pane, con così tanto pane da fare schifo a chi ci guarda.
Lasciamo asciugare lentamente i fagioli, non saprei dirvi per quanto tempo. Andate a occhio, quando il sugo è diventato un po' più ristretto, sono pronti. E poi ce li mangiamo. Dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti che i fagioli vanno a fuoco basso basso, dovrebbero essere pronti. Questo è più o meno il livello di cremosità del sugo. Quindi, visto che i fagioli sono pronti, adesso li portiamo in tavola a Trinità. Se puoi pagare, posso darti un piatto di fagioli. I fagioli comunque erano uno schifo.